dare sì i famosi punti di rilevanza, che sono facile, me lo devo dire, però sono la coordinatrice. In realtà io vorrei che i protagonisti della commissione fosse proprio voi, nel senso che io ho bisogno, e vi dico che sono la coordinatrice, ma tutti i consiglieri dell'ordine di diritto fanno parte di tutte le commissioni. Oggi ringrazio Serena Trigiani, la vicepresidente, e l'avvocato Giannini, perché anche questo sostegno, questo supporto in realtà rende un po' l'idea di quella che dovrebbe essere la commissione, no? Che nel mio caso mi avvantaggia, perché la commissione famiglia crea il pensiero di quella che dovrebbe essere appunto una famiglia. Quindi io ho il compito di coordinare, di creare il ponte con il consiglio su quelle che sono le problematiche che noi tutti i giorni come avvocati ci troviamo ad affrontare, e per quello che riguarda la formazione, che ovviamente a noi sta molto cara, ma i punti di rilevanza, in realtà, come li chiama Giovanni, li dobbiamo comunque in qualche maniera avere. Quindi il senso però della formazione deve essere dare contenuti, non solo punti di rilevanza. Quelli li dobbiamo avere, li facciamo pure, ma dobbiamo dare dei contenuti. Per dare dei contenuti dobbiamo lavorare tutti insieme. È vero, questo tutte le commissioni lo dicono, che ce lo dice l'esperienza, strada facendo poi qualcuno viene meno, i problemi quotidiani in realtà ci portano a non essere sempre presenti. Io cercherò di non fare troppe riunioni, ma di fare delle riunioni che siano veramente operative, possibilmente in segmenti di orario che siano compatibili un po' con tutti, poi l'assenza di qualcuno ci sarà sempre, però ho creato una mail dedicata della commissione, in maniera tale che anche le idee noi ce le possiamo tranquillamente scambiare attraverso questi strumenti che in qualche maniera ci aiutano, proprio per arrivare poi, quando facciamo le riunioni, con le idee chiare, con una progettazione seria, che in qualche maniera io ho anche in qualche maniera pensato, ho iniziato a lavorare prima che la commissione si insediasse, perché il tempo a nostra disposizione in realtà non è tantissimo. E vorrei, e questo lo dico a coloro che sono presenti anche come associazioni, le associazioni sono importantissime nella commissione, perché lì, anche nelle associazioni, c'è ovviamente la possibilità di avere altri colleghi che possano pensare insieme a noi. Quindi ci può essere la rappresentanza di un'associazione, ma poi dietro questa rappresentanza c'è un certo numero di colleghi per decidere dei temi che siano importanti, attuali, che siano trasversali e che ci consentano proprio di dare quei contenuti, quella formazione, quegli approfondimenti che sono utili per la nostra professione. In questo solco io ho già iniziato una forma di interlocuzione con l'università per consentire questa formazione degli avvocati, questa formazione continua, anche insieme a loro, perché io credo molto nella parola collaborazione, credo molto nella parola squadra. Chi ha lavorato con me nella commissione minori sa che non amo le autocelebrazioni, non amo le locandine, non amo i saluti, non li metto mai. Se uno vuole salutare, viene, saluta, perché a volte le locandine sono tutta una serie di saluti, poi il tema sembra, invece noi dobbiamo dare importanza al tema, e vorrei che i protagonisti fosse voi, nel senso ognuno di voi si sentisse portatore di un tema, di una proposta, di un progetto, che poi insieme ad altri colleghi in qualche maniera si porterà all'attenzione dell'avvocatura tutta, perché ovviamente quando facciamo i convegni non è che ce li facciamo solo per noi che siamo della commissione, ce li facciamo per tutti. Per questo con l'università ho anche pensato, e poi però dovremmo completare questo, diciamo, questo discorso attraverso una convenzione, di formare insieme a noi anche i giovani colleghi che stanno per finire il percorso universitario e sono però già nel solco della pratica anticipata. Questo per consentire anche un orientamento ai nostri giovani. Noi ci dobbiamo anche far portatori di un messaggio proprio nei confronti di queste nuove generazioni. In questo senso io intendo il lavoro della formazione e della commissione. Naturalmente non mancheranno, come dice Giovanni, anche temi che ci riguardano tutti i giorni,
come quello per esempio all'attenzione, io ringrazio l'avvocato Liberti, la collega Lanzalotta, mi hanno dato una bozza di protocollo delle udienze in materia di separazione e divorzio su cui andremo a lavorare e che ci è stata già sollecitata anche dal dottor De Simone, in maniera tale da poter dare anche una maggiore dignità alle udienze, tanto a noi avvocati quanto ai magistrati. La nostra vita professionale, per continuare a lavorare con la magistratura che si è già resa disponibile, in tal senso tanto quella minorile quanto quella del tribunale ordinario. E questo perché io credo che la migliore vittoria che un avvocato può avere non è battendo il proprio avversario, ma è facendo un gioco di squadra. E facendo un gioco di squadra tanto nel processo quanto fuori dal processo. Forse più lo si fa fuori dal processo, più riusciremo a gestire meglio i processi, a farlo in maniera decorosa, con dignità, senza mai tralasciare poi il segmento della deontologia, che è molto importante. Il presidente Cassano ha fatto il suo discorso di apertura dell'anno giudiziario puntando molto sulla deontologia. Voi sapete che il nuovo codice deontologico, adesso ci sono degli articoli dedicati per esempio all'ascolto del minore. Io vorrei che anche voi su questo vi confrontaste, perché molto spesso io mi rendo conto che vengono fatti degli ascolti in assoluta buona fede, però dobbiamo dare degli input, dobbiamo dare dei segnali, dobbiamo continuare a informare l'avvocatura che intende, perché tempo fa qualche collega mi disse: ma io posso partecipare, io non sono un'esperta di diritto di famiglia. Ma la commissione è inclusiva, quindi anche chi non ne ha, diciamo, non se ne è mai occupato, o chi magari non ha presentato la domanda nei termini, quelli cosiddetti termini, lo può fare successivamente, perché più siamo a lavorare, ovviamente dobbiamo trovare dei sistemi di coordinamento, però più siamo e più possiamo dare e fare un miglior lavoro in tal senso.